Bella ragazzi, benvenuti al 42esimo episodio del Road to Commander. Sono su City Town e incredibilmente sto riuscendo a tenere il conto delle partite. Cioè, ho tipo un foglietto attaccato sul televisore e ci metto vicino a ogni episodio, tipo, cioè dopo ogni episodio scrivo 42X. Così me le segno. Dai il culo quello che ha detto. Boh. E sì, quindi sto riuscendo a non perdermi mai il conto. Meglio perché sennò c'è tipo magari episodio 30 e dico benvenuti al 178esimo episodio di Road to Commander e magari non è proprio adeguata come cosa. Allora, oggi ho sbloccato, cioè oggi ho sbloccato, cioè ho messo la C130, vediamo se riesco a chiamarlo. E vediamo un po'. Oh, bella che abbiamo subito B. Ho scordato di conquistarlo. Allora, comunque sto usando lo Scar silenziato. Ogni volta che dico scar mi viene da di scaracca, non so perché. H, scar, H, cheat, cheat, cheat. City Town, come ho già detto, a me piace, però sto a fare troppi assist. A me piace come mappa. Ho sentito molte persone che si lamentano, però boh. Non capisco perché le mappe che mi piacciono a me non piacciono agli altri. Più che altro, mo, facendo queste partite ho notato che non ci stanno proprio mappe schifose, proprio brutte. Che tipo te schifi quando escono. Più o meno diciamo che sono tutte decenti. Anzi, decuenti. Ma cioè, tipo mortacci tu e de tu madre. Oh. Qua strappa filetti. Dio. Bah, tutte le bandiere ce l'avevo. Esagerati. Esageratissimi proprio. Pazzerellissimi. Dammi headshot, bastardisse. Sì. Faccio finta di crederci. Para. Culo. Para. Culo, culo. Para, culo. Culo, pola, para. Para, culo, culo, para. Questa è la nuova intro. Questa è la nuova canzone. Si chiama Para, para, culo, para. Magari non tutti però sanno che significa paraculo. Paraculo è quando uno fa una cosa e tenta in tutti i modi di che non è stato lui, cioè in parole povere, è un termine romano, magari non tutti lo conoscono. Ah, no, dove stava? Oh. Vabbè, raga, a me mi costringete però a mettere invisibilità, perché cioè, avete veramente stufato, veramente stressato le palle, tutti con l'UAV, tutti camperati, io mi metto assassino, tu camper figlio di Troia, oddio quanti siete? Stick, questa è stick. Niente, manco hit marker. Vedi che ogni partita è una cosa di WoW assurdi. Cioè, se la Infinity Ward non si decide a mettere le ricompense assalto, cioè ricompense supporto per quell'assalto, sarà sempre così, sempre così. Cioè, ma non capisco perché devono mettere delle cose belle e poi delle cose che fanno schifo. Cioè, Infinity Ward, fai schifo, fatelo di. Non so se l'avevo già chiesto in qualche episodio di Rotto Commander, però volevo sapere la vostra propria opinione sulle classi, sulle ricompense supporto. Cioè, che idea avete? Se fanno schifo, se è una cretinata che pure se muori. Mi sa che l'avevo già chiesto, però. Vabbè, se non ve l'avevo chiesto, mi rispondete. Capito? Pezzi di merda. Pezzi di merda. Vengo là e vi spacco la faccia. No, scherzo. Vi sparo nella scella. Dove campera questo? Alla finestra? Sa sta nei panni? Ma dove? Forse è sceso. Ah, sei sceso. Bello, mi sono autostunnato. I feel pro. Basta. Un cannellino scavalca. Eccote qua. Oh. Vabbè. Preso tipo un piccione. A C130 ci arriverò mai sta partita. Dove siete? Guardate che mo' mi ammazzano, è sicuro proprio. Vieni qui! Perché uno solo? Mamma mia che culo! No, perché dovete piacere, ma.
Quanto mi piace sta secondaria? Ah, invece delle cose sport, volevo chiedermi un'altra cosa che sicuramente non vi ho chiesto. Le secondarie, cioè, secondo me, certe secondarie tipo la MP9 sono più forti dei certi fucili d'assalto. È una cosa incredibile. Cioè, magari voi avete altre opinioni al riguardo, però magari scrivetemelo. Tipo scrivete: bella per te, mi piace non di più i fucili d'assalto. Oppure bella per me, mi piacciono di più le mitragliette, le pistole secondarie, le armi secondarie. Comunque fatemi sapere un po' le vostre opinioni, così a fine Rotto Commander faccio un po' il bilancio di tutte le idee di tutti gli utenti. Giusto per mandare una lettera all'Infinity Ward e mandarli a cagare. Ma perché lo devi dire? No, da dietro, bastardo, guarda questo. Oh, assassino, invisibilità, cardiorivelatore. Cioè, ma vabbè, tu fai schifo proprio, cioè tua madre... Quando sei nato, t'ha rinnegato. Ho detto: questo non è mio figlio, campera col cardio. Oppure è nato nella culla, stava camperando col cardio. Esci fuori? Vai, esci fuori. No, ma non ci posso credere mai nella vita, sempre lo stesso. Dio mio. Quindi oggi ho fatto già due domande. È in interrogazione. La prossima volta vi metto il voto. Ok? Vi interrogo. Interrogo e, a parte le casse di supporto, però veramente le MP9, cioè, secondo me è forte tanto quanto alcune pistole mitragliatrici. Magari il mirino è un po' più piccolo, però, cioè, è pauroso come arma. Ancora non provo. Non l'ho provate tutte, ovviamente, le mitragliette leggere, che alcune ancora. Le pistole mitragliatrici, scusate, perché ancora qualcuno non le ho sbloccate, però, cioè, tipo, mi è bastata l'MP9 come secondaria per vedere che tecnicamente, cioè, so forti uguali. Perché camperi dietro il pozzo come la bambina di The Ring? Vieni qua. Assist, ovvio. Beh, qua la partita proprio sta volgendo al termine in una maniera velocissima, manco Michael Schumacher. Guarda questo quanto corri, bastardo. Ah, ma quello c'è il Reaper. Non è consigliabile fa sta cosa, mirare da lontano con l'MP5, perché fa un po' schifo da lontano, però. Vabbè, raga, la partita è praticamente finita. Io comincio a dire i titoli di coda. Di coda. E finita tipo adesso, perché ecco qua, finita. Fatto 20-12, bella merda. Ricordate di votare, di mettere e di commentare. E fatemi sapere le vostre opinioni sia sulla classe, sulle ricompense e supporto, che sulle armi secondarie. Noi ci sentiamo domani con un nuovo episodio. Bella!